Salve a tutti ragazzi, voglio mostrarvi un video di un babbeo molto noto del mondo politico e poi, come sempre, esprimere la mia opinione in merito. Quindi noi con l'apertura di questo servizio vogliamo spingere alla ripresa della libertà e della vita, l'esatto opposto di personaggi che addirittura organizzano manifestazioni popolari di rifiuto dell'idea dell'esistenza del Covid, dei negazionisti che offendono innanzitutto i morti, le vittime del virus e offendono le centinaia di migliaia di donne, uomini, infermieri, personale sanitario, ma non solo personale sanitario, che in questi mesi hanno dato di tutto per aiutare l'Italia a rimettersi in piedi. Quindi proprio nel momento in cui spingiamo per la ripresa della vita, ma in piena sicurezza, per creare lavoro e tornare alla normalità, non posso che denunciare l'irresponsabilità e la follia di chi lavora contro l'Italia, contro le persone e contro la possibilità di rimetterci in piedi. Quindi quello che mi permetto di fare qui, oltre a ringraziare gli operatori per questo sforzo immenso, è che ci sia una rivolta popolare contro ancora chi nega l'esistenza di un immenso problema che io sono convinto possiamo affrontare e sconfiggere. Premetto che questo soggetto, oltre ad essere un pallone gonfiato, rappresenta, assieme a tutto il suo partito, la vergogna assoluta della politica italiana. E ascoltare delle boiate del genere pubblicamente rende l'idea che il suo scopo non sia di certo ciò che ha voluto intendere. Analizziamo insieme le sue meravigliose parole. Egli sostiene che con tale intervista intende spingere alla ripresa della libertà e della vita, l'esatto opposto dei personaggi che organizzano manifestazioni popolari pacifiche, di rifiuto dell'idea dell'esistenza del virus, dei negazionisti che offendono i morti, le vittime del virus, le centinaia di donne, di uomini, di infermieri, del personale sanitario che in questi mesi hanno dato di tutto per aiutare l'Italia a rimettersi in piedi. E chiaramente conclude la sua intervista augurando che ci siano rivolte popolari contro chi ancora nega l'esistenza di questo immenso problema. Allora, innanzitutto, se questo soggetto, assieme a tutti i suoi colleghi incapaci, intendesse realmente spingere per la ripresa della libertà e della vita, direbbe a tutti di togliersi queste mutande facciali che oggi indossiamo. E non solo, consiglierebbe di continuare con queste manifestazioni popolari pacifiche, perché ciò che stiamo subendo da mesi è una vera e propria sottomissione alla dittatura sanitaria. Ma dato che costui non ha il potere di nulla, perché è un povero burattino, fa l'esatto opposto cercando di portare il popolo ad una rivolta civile contro chi ormai non crede più alle loro boiate. Ciò che ha asserito quest'uomo è totalmente sbagliato, perché chi oggi nega l'esistenza di questo virus non l'ha negato mesi fa. Ha cercato le giuste informazioni ponendosi dei quesiti ed oggi lo nega perché i numeri non sono mai stati reali. E il suo collega politico Luca Zaia lo ha anche affermato alla stampa che il conteggio viene fatto in modo del tutto errato. Ma non solo, ci sono stati tanti scienziati che ci hanno raccontato la reale causa delle vittime, che non è quello che ci hanno raccontato i politici e i medici appartenenti al sistema. Sono tante le smentite. Anche il medico dell'ospedale Spallanzani ha asserito che le sale di terapia intensiva non sono affatto piene, come affermano i media mainstream. Allora, oggi è stata inoculata una dose all'unico volontario, il primo volontario, la persona volontaria, perché come sapete abbiamo scelto questa, abbiamo preso questa decisione di non esporre nessun volontario reale, al di là di quelli che si presentano così, e per tutela loro e della privacy, eccetera. La persona volontaria di stamattina, a questa persona è stata inoculata la prima dose, verrà tenuta qui in osservazione per 4 ore con tutta l'equipe clinica, dopodiché andrà a casa, verrà richiamata e verrà osservata per 12 settimane. Mercoledì prossimo, 26, ci saranno altri 2 volontari e poi a seguire, come ha detto il collega Ippolito, tutti gli altri fino a 24 settimane. Dopodiché, se tutto andrà come ci auguriamo bene e in questi tempi molto veloci, ci sarà la seconda e la terza fase che probabilmente faremo in un paese, perché al di là di quello che si dice, in questa fase in Italia non c'è questa catastrofe, non abbiamo tutti questi pazienti, tutti questi malati.
al di là di quello che si dice in questa fase in Italia, non c'è questa catastrofe, non abbiamo tutti questi pazienti, tutti questi malati. Andremo in paesi probabilmente della Latino America dove invece il virus è una fase di crescita. Questi ci stanno letteralmente violentando da mesi con false informazioni. E tengo a precisare che chi oggi nega l'esistenza o l'efficacia di questo virus non ha mai offeso, come egli sostiene, le donne, gli uomini, gli infermieri, il personale sanitario. Non è vero, sono tutte cattiverie che egli stesso si è inventato. A mio parere, i reali negazionisti non sono quelli che oggi negano ciò che loro sostengono, ma sono loro a negare ciò che oggi sembra non ci sia più. Dunque, i negazionisti sono loro, i politici, quelli che per non gettare i loro piani nel gabinetto ci tengono ancora imbavagliati. Perché non ci raccontano la verità? Perché se ci dicessero che il virus sarebbe sparito da mesi, l'Italia non percepirebbe più un solo euro dall'Europa. Dunque, devono in tutti i modi cercare di tenerci sottomessi a questa dittatura sanitaria per arrivare al giorno tanto atteso della prima tranche di denaro ricevuto. E speriamo che arrivino presto questi soldi. Così faranno le dovute spartizioni e si toglieranno dai coglioni. È brutto doverlo ammettere. Però ragazzi, questi, per il dio denaro, sono disposti a fare di tutto. E poi la cosa più schifosa che un politico possa fare è cercare di mandare il popolo allo sbaraglio istigandolo a compiere un reato. Lui l'ha fatto pubblicamente perché non si può istigare il popolo a compiere delle rivolte civili contro una schiera di persone che vengono etichettate come negazioniste. Ma che stiamo scherzando? Questo soggetto deve essere denunciato da tutti noi ragazzi, perché la sua è pura istigazione all'odio, alla violenza. È un matto! Ve le immaginate se le migliaia di persone ignoranti, indottrinate da questi discorsi violenti, iniziassero a scontrarsi con tutte quelle persone che stanno lottando per la libertà che i politici ci hanno tolto? Scoppierebbe un putiferio. È questo ciò che vuole quest'uomo? La rivolta civile? Vuole che scoppi il caos? Allora datemi retta. Se sul vostro cammino incontraste persone disposte ad aggredirvi per questo barbaro motivo, lasciateli perdere, perché noi l'anarchia non la lasceremo scoppiare. Restate svegli, mi raccomando, perché uomini come costui, oltre ad essere pericolosi, sono schiavi del deep state italiano, uno stato profondo pronto a tutto pur di ottenere ciò che vuole. Arrivederci a tutti.